sono Giorgia Petrillo, benvenuta nel mio canale. Io aiuto le donne soprattutto a ritrovare la loro femminilità, ad essere creatrici della nostra vita e anche ad attrarre le relazioni o le situazioni che vogliamo. In questo video ti voglio spiegare come superare i momenti difficili. L'altro giorno proprio ero in un momento molto difficile della mia vita. Noi donne, diciamo, la nostra energia femminile fluttuante, ci ritroviamo spesso ad attraversare dei momenti proprio di profondo rosso, profondo down, soprattutto ecco nei momenti in cui si avvicina anche il nostro periodo, il nostro ciclo lunare. E ho individuato dei punti su cui lavorare, diciamo dei punti su cui riflettere per superare questi momenti difficili della nostra vita. E la prima cosa che ti deve venire in mente in questi momenti è che la vita te li ha messi davanti per dirti qualche cosa. Io infatti ho capito che quando attraverso dei momenti difficili è sicuramente perché c'è sempre del... cioè, la vita mi vuole far capire delle cose su cui non ho riflettuto abbastanza, o comunque mi vuole far apprezzare delle cose che prima non avevo apprezzato. Per esempio, se io ho dei problemi al lavoro e il lavoro mi va male e voglio cambiare lavoro, il fatto di magari non avere soldi, di rimanere senza soldi, è un modo che la vita ti sta, diciamo, è un modo attraverso cui la vita ti sta dicendo: guarda che tu meriti di più. Questa cosa che adesso sei senza soldi si è verificata perché comunque l'hai creata tu con i pensieri e con i programmi mentali che hai e che hai avuto nel passato, però adesso è arrivato il momento di cambiarli questi programmi, perché comunque tu e tutti noi siamo destinati a vivere una vita di abbondanza. Quindi se c'è qualche blocco finanziario, qualche blocco a livello economico, sicuramente è arrivato il momento di cambiare, perché tutto quello, come dice Einstein, no? Se noi continuiamo per tutta la vita a fare le stesse cose, ci ritroveremo sempre con gli stessi risultati. Quindi adesso è arrivato il momento di cambiare. Quindi l'insegnamento che puoi trarre, cioè in ogni situazione difficile c'è sempre un insegnamento che puoi trarre. Questo è il primo punto che devi ricordarti. La seconda cosa che devi sapere è questa. In inglese si dice no shame in falls when you try to fly high. Significa non c'è nessuna vergogna nel cadere quando hai provato a volare alto. Questo anche è una cosa che ho sentito tantissimo su di me quando praticamente ho deciso di avviare la mia attività online. E però ecco, quando tu decidi di fare una cosa da sola, soprattutto quando tu decidi di essere imprenditrice di te stessa, ci sono proprio dei momenti di bro che cadi proprio nel baratro, perché comunque dall'esterno è difficile essere sostenuti, le persone difficilmente crederanno in quello che vuoi fare, a meno che non sei tu la prima a credere in te stessa. Infatti quando mi succedono questi momenti down è soprattutto perché ho notato questo, perché mi sono lasciata influenzare dalle opinioni degli altri, da quello che gli altri pensavano del mio lavoro. Quindi mi dicevano: no, ma dove vai, ma che stai facendo, ma questa è una cosa troppo futuristica, no? Il mondo non è pronto, l'Italia non è pronta, non farai mai soldi così, così non diventi ricca, hai bisogno di un lavoro stabile. Purtroppo quando noi ci lasciamo influenzare dall'opinione degli altri, la nostra vocina interiore, che aveva, poverina, aveva espresso il suo desiderio di creare il lavoro dei suoi sogni, che aveva espresso il desiderio di proprio di far uscire la tua natura, no? È stata soffocata. E quindi a un certo punto arrivano proprio questi momenti di buio che ti fanno capire che in realtà sì, vanno bene le voci degli amici, le voci dei parenti che ti aiutano, perché loro fondamentalmente lo fanno perché ti vogliono bene, però magari loro non sanno quanto è importante per te realizzare quella cosa. Quindi quando mi succedono questi profondi momenti proprio di oscurità, penso sempre: Giorgia, ma tu quanto ci hai creduto?
quanto ci credi fino in fondo? Perché fondamentalmente gli altri riflettono le tue insicurezze, quindi tu sei veramente sicura di quello che vuoi fare o non ci credi nemmeno tu in quello che stai cercando di fare? Questa è la domanda. E quindi una domanda potenziante che puoi farti e che mi sto facendo è questa: cosa posso fare invece per crederci ancora di più? Di modo che gli altri insieme a me mi sosterranno, perché ricordati che gli altri sono uno specchio della realtà che crei tu dentro, è proprio una legge dell'universo. Quindi la domanda da fare è questa: cosa puoi fare per credere ancora di più in quello che stai portando avanti nel tuo progetto, nel tuo sogno? Cosa puoi fare? Perché gli altri rifletteranno sempre la tua. Se tu sei una persona entusiasta, però ti dai anche da fare, poi concretizzi anche quello che hai in mente di fare, vedrai che gli altri ti seguiranno, non avranno titubanza. Certo, magari ti continui. Continueranno a dirti ma lascia perdere, però comunque tu sarai sempre molto più up di loro, molto più forte perché dici non me ne frega niente, io questa cosa la faccio, dovessi crollare il mondo è una cosa che mi rende felice e quindi la voglio fare con tutti i rischi annessi e connessi, perché ricordati che quando tu decidi di seguire il tuo cuore ci saranno una marea di rischi, una marea di difficoltà, una marea di ostacoli, ma il tuo cuore vuole fare quello, quindi vuoi vivere una vita sicura ma infelice o una vita felice però rischiosa? Fatela questa domanda. Siamo arrivati al terzo punto. La terza cosa che devi sapere è che l'universo, quando ti capitano questi momenti di down, in generale ti sta dicendo: guarda che devi essere grata per i momenti invece in cui sei felice, non li dare per scontati questi momenti positivi che ti ritrovi ad avere nella tua vita, perché altrimenti vivi così all'insegna del non essere presente a te stessa o a te stesso. E quindi l'universo dice: guarda che apprezza i momenti felici, i momenti in cui tutto va bene, perché poi arriveranno praticamente le montagne russe. E quindi io quando mi capitano questi momenti dico: ok, vabbè, come quando stai male, no? A un certo punto la malattia ti fa apprezzare lo stato di benessere. Non so se capita pure a te. Io quando sto male dico: oddio, vorrei tanto uscire a farmi una passeggiata. Che quando stai bene ti sembra una cosa normale, invece quando stai male ti sembra una cosa, mamma mia. Quindi l'universo, secondo me, ci fa avere questi momenti di down anche per farci riflettere cioè per farci apprezzare i momenti nostri di spensieratezza, i momenti di quello che noi diciamo normalità, no? Quindi ecco, questa è un'altra cosa che l'universo viene a insegnarci quando siamo proprio down. Quarto punto, cambia la tua percezione. Spesso quando abbiamo dei momenti difficili ci sembra che, mamma mia, siano delle cose, delle tempeste da cui è impossibile uscire, no? O comunque delle cose talmente grandi che dice: oddio, questo mio problema rispetto ai problemi che hanno gli altri proprio non ha niente a che vedere. Ebbene, questa è una questione, ti svelo questa chicca, questa è solo una questione di una tua percezione, cioè in realtà quello che per te può sembrare una cosa stratosferica, una calamità naturale, in realtà per un'altra persona può essere una cosa da niente. Quindi devi sempre rapportare, diciamo, la tua percezione con la percezione magari di altre persone. Quindi a volte basta semplicemente guardarsi in giro e vedere che altre persone stanno avendo in quel momento dei problemi, ma molto più gravi, però dipende sempre da tu come li affronti, ok? Se la tua percezione di un piccolo problema, ad esempio che c'è il raffreddore, è una cosa, mamma mia, oddio, che mi sta succedendo, stai molto attenta perché effettivamente questa percezione può influenzare le tue emozioni, può farti stare veramente tanto male. Invece magari
tante volte basta pensare, vabbè, dai, c'è il raffreddore, che sarà mai, cioè una soluzione c'è sempre. Quindi a volte basta semplicemente cambiare il modo in cui tu guardi quella situazione per cambiare la situazione stessa. Come sempre vale una regola d'oro che dice che non è la realtà esterna che ci controlla, ma siamo noi dall'interno che controlliamo la realtà esterna. Quinto ed ultimo punto, abbi sempre un atteggiamento mentale positivo. Tante volte noi ci lasciamo scoraggiare, no, da questi eventi, così, però io ho imparato una cosa, che dopo la tempesta arriva sempre il sole. Dopo una galleria lunghissima dove vedi solo buio, a un certo punto il tunnel si spalanca e vedi la luce. E questo significa positività, cioè mantenere quella convinzione così solida che anche nei momenti più bui, come adesso davanti a me ci sta un cielo super nuvoloso pieno di pioggia, però io lo so che sopra questo cielo pieno di pioggia, sopra c'è il sole, ok? Quindi a me non mi interessa se adesso sta piovendo, a parte che la pioggia è una cosa meravigliosa perché dà nutrimento alla terra e dà anche a noi da mangiare, come i momenti bui danno nutrimento perché ci fanno scendere nelle profondità, vedere, a conoscere anche in profondità noi stessi. Ecco, una cosa meravigliosa è che i momenti bui ti aiutano a conoscere te stesso. Te stesso non è solo i lati positivi, ma tu sei formato anche di questi dark sides, no? Di questi lati oscuri. Tutti quanti abbiamo lati oscuri e lati luminosi, quindi quando ci sono questi momenti negativi sono un'ottima occasione per andare a vedere dentro di noi proprio le caverne, cioè scendere nelle nostre caverne. Magari puzzano di umidità, ci stanno i pipistrelli, le ragnatele, però è bello anche vedere questo, no? Che pizza, sempre il sole, dai, un po' di cambio, sto scherzando ovviamente, però sul serio questa cosa è molto molto very very interesting, è molto molto affascinante, no? Scoprire anche i lati negativi, e questo vuol dire proprio la positività, avere un atteggiamento positivo, sapere che comunque tu da quella caverna ci uscirai, che comunque ti serve, che l'universo te l'ha mandata perché ti serve per farti apprezzare i momenti positivi della vita, per farti conoscere te stesso, e quindi grazie, ringraziamo. Ok, se questo video ti è piaciuto metti un bel mi piace, iscriviti al canale. Adesso dall'info box qui sotto ti metto il link per scaricare il primo video gratuito della mia serie su come esprimere te stessa al meglio con gli altri senza paura, su come far brillare la dea che è in te. Se ti è piaciuto questo video poi ti invito a mettere un bel like, ti invito a condividerlo con le persone a te più care e clicca sulla campanellina, così ogni volta che farò nuovi video ti arriverà la notifica, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!